Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse. Ragazzuoli, svolgeremo una missione davvero difficilissima a mio parere. Infatti a 5 stelle, guardate un po' cosa ho sbloccato di recente. Sono missioni davvero difficilissime, ma io voglio fare questa qui, ovvero Guerrieri Saiyan. Che se non sbaglio, non ne sono sicurissimo, ma ci dovrebbe permettere di vedere un Bardock Super Saiyan. Quindi ragazzi, davvero sono curiosissimo. Guardate cose che posso sbloccare facendo questa missione. Spirito Saiyan, Gush esplosivo e Kamehameha Bing Bang per 100. Cioè, vi rendete conto? E leggiamo anche un attimo la trama. I Saiyan sono i guerrieri più potenti dell'universo, vivono per combattere. Sta per iniziare una battaglia spietata. Quindi ragazzi, accettiamo. Ed eccoci qui quindi. Prepariamoci a uno scontro davvero difficilissimo. E perché abbiamo davanti quindi Nappa e Radish? Cioè, che senso ha tutto ciò? Se hai sangue Saiyan forse mi farei divertire. Quindi ragazzi, in pratica dovremmo forse davvero affrontare tutti, ma davvero tutti i Saiyan presenti nel gioco, non credo. Cioè, sarebbe qualcosa di, oltre che lunghissimo, davvero molto molto difficile. Nonostante comunque i miei nemici qui stanno cadendo davvero alla grande sotto i miei colpi. Kamehameha, molto bene, eliminato. E ora infatti ne arrivano altri. Oh, subito Super Saiyan qui, arrivano Goten e Trunks Super Saiyan. Devo fare davvero del mio meglio per eliminarli subito. E infatti si stanno già parando. Rispetto a Nappa e Radish saranno davvero molto ma molto più potenti, essendo appunto dei Super Saiyan. Però comunque, come potete notare, ce la stiamo cavando molto bene. Allora, Super Vegeta, trasformazione davvero cazzutissima ogni volta che la vedo. E poi lampo finale. Quindi Goten ragazzi subito al tappeto, molto bene. E poi Trunks, anche lui è in difficoltà. Non credi di aver esagerato, sono solo un bambino, ma sta zitto Trunks. Quindi eliminati anche questi due, vediamo ora chi arriva. Ecco qui, Gotenks, che tra l'altro è la fusione tra Goten e Trunks. Quindi mi chiedo proprio da un punto di vista logico che senso abbia inserirlo ora. Però comunque proviamo ad eliminarlo con un po' di speranza. Anche perché di solito fa quella mossa del Super Ghost Kamikaze Attack, che non so se avete notato, magari giocando appunto a Dragon Ball Xenoverse, che lo rende invulnerabile per alcuni secondi. Quindi questo ci mette un po' in difficoltà. Quindi trasformiamoci in Super Vegeta, molto bene. E poi gli facciamo un bel lampo finale. Ecco qui, gli togliamo anche un bel po' di energia. Come osi, non ti perdonerò neppure se mi chiederai scusa. Ecco qua, Kamehameha, beccato, molto bene. E poi gli facciamo anche un attacco Big Bang, vediamo se riusciamo a farglielo. Non so se sono riuscito a beccarlo in sincerità. Vediamo quindi un altro lampo finale. No, mi sa che si è parato ragazzi. O forse si è parato giusto per la metà del tempo che l'ho attaccato. E ora ragazzi, un ultimo lampo finale per porre fine alla sua vita. La mia fusion ha fallito. Eh sì, caro mio, la tua fusione ha fallito. Ora però vorrei comprendere. Ecco qua, dobbiamo andare nel cielo, quindi attraversiamo il portale. Ed eccoci qui dall'altro lato. Chi c'è? Abbiamo Trunks del futuro e chi altro? Ah, abbiamo poi Gohan ragazzo. Attenzione, quindi la situazione si comincia a complicare un bel po'. Nonostante ciò però, come vedete, io ho fatto davvero una combo incredibile a Gohan ragazzo e credo che sia ancora un po' confuso. Quindi eliminato davvero senza batter ciglio. E poi ci trasformiamo e facciamo un grande attacco a Trunks del futuro. Vediamo un po'. Mi sa che l'ho mancato. Eh sì, probabile. Quindi cerchiamo di ritrovarlo e gli facciamo un altro lampo finale. Ecco fatto. Mamma mia ragazzi, è la grande. Davvero devastato. Ora vediamo chi è che arriva. E infatti Vegeta con Goku. Aia, insieme? Ma sul serio? Quindi forse contro un nemico come me si uniranno? Mi risulta un po' strana la cosa, eh? Quindi vediamo un po'. Guardate Goku, ragazzi, quanta vita ha. È davvero qualcosa di assurdo. Lo stesso Vegeta. No! Ragazzi, Vegeta ha anche più vita di Goku? Forse mi sto confondendo, ma mi sa che è così, scusa. Ecco qua, bell'attacco. Ci stavamo scontrando. Aspetta, ecco qua, colpisci, molto bene. Continua a colpire, bro. Ecco qui, purtroppo mi allontana. Quindi ci trasformiamo in Super Vegeta e poi colpiamo con il suo attacco, ovvero lampo finale. Attenzione, guarda quanta energia gli abbiamo tolto. Sta diventando una vera seccatura, lo so Vegeta. Te la stai vedendo davvero molto brutta, eh? Cioè in meno di 5 minuti ragazzi stiamo riuscendo a sconfiggere tra i migliori personaggi di Dragon Ball. Continua a colpire, bro.
perché si ferma ogni volta che deve fare una combo? Ecco qui, continua. No, non posso fare il teletrasporto, cavolo. Allora, facciamo un lampo finale però. È andato a segno. Riesco a sconfiggerlo? No. Purtroppo no, quindi carica massima. Continua a ricaricare l'energia. E nel frattempo credo che Vegeta morirà per mano di Bills e Whis. O forse no? Ecco, morirà per mano mia. Ma dai, che pena. Povero Vegeta. Vediamo un po' Goku che fine ha fatto. Non lo vedo. Ah, eccolo qua. Era un bel po' lontano da noi. Quindi ci trasformiamo. Boom. E poi ragazzi, lampo finale. Vediamo quanta energia gli toglie. Credo meno energia rispetto a Vegeta. Quindi questo fa comprendere perché Vegeta aveva più vita rispetto a Goku. Quindi vediamo un po'. Facciamo un attacco Bing Bang con la speranza che vada a segno. Sì. Anche tu sei un Saiyan, quindi provi anche tu l'esaltazione che precede il combattimento. Ebbene sì ragazzi, cioè io davvero quando gioco a Dragon Ball ormai ve ne siete resi conto, perché su Dragon Ball ormai ci ho fatto circa 50 video se non di più. Mi gaso davvero a bestia, mi diverto parecchio, per cui è anche questo il motivo per cui continuo a proporvi tanti video su questo gioco. La cosa che faccio di solito è vedere prima un gioco se piace a me e poi se è il caso di proporlo sul canale. Quindi ragazzi, Goku è ormai in fin di vita, ci trasformiamo in Super Saiyan e poi gli facciamo un lampo finale. Ecco qui, questa è la tua fine Goku. Wow, sei davvero forte. Lo so amico mio. Ora che fare? Arriva un nuovo nemico? Aia, arriva Vegeta. Attenzione. Con chi posso combattere seriamente? Cioè ci prendi anche per il culo. Usa tutta la tua forza, hai capito? Quindi ci svaluta anche un po'. Amico mio, te la vedrai brutta. Colpisci. Guarda quanta vita gli tolgo, mamma mia. La cosa che mi sta... non sono riuscito a leggere. Sapevo che l'avresti fatta. Ma cosa? Di cosa stai parlando, Vegeta? Quindi, vediamo un po'. Riproviamo a colpirlo. Però voglio colpirlo con un attacco Big Bang. Spero, ragazzi, di riuscire a sbloccare la Kamehameha Big Bang per 100. Perché sarebbe qualcosa di assurdo. Di sicuro al primo colpo, facendo per la prima volta una missione, è quasi impossibile sbloccarla, una mossa di questo calibro. Però ragazzi, vi assicuro che voglio sbloccarla presto. Non so quante volte sarà necessario rifare questa missione, però ragazzi, voglio sbloccarla. Poi, quindi Vegeta ha perso e ora dobbiamo dirigerci verso il prossimo luogo. E come previsto, incontreremo Bardock. Non sembri far parte della cricca di Freezer. Probabilmente ragazzi ora si trasformerà in Super Saiyan e io davvero amici miei non vedo l'ora. Sono davvero curiosissimo di vederlo perché ragazzi lo vedo per la prima volta con voi in live. Vedrò quindi questa trasformazione, spero che si trasformerà a breve. Ed ecco qui, non sono nemmeno riuscito a concludere la frase e vediamo un Bardock Super Saiyan. Nuovo nemico? Perché Gohan? Sì, ma perché un Gohan random? Cioè sarebbe stato più bello combattere solo contro un Bardock, magari cazzutissimo e fortissimo, però solo contro Bardock. Cos'è? Nuovo nemico ancora? No! No ragazzi, qua siamo fottuti. Cioè arriva Goku Super Saiyan di terzo livello. Cioè vi rendete conto cosa sta succedendo qui? Cioè qualcosa di inspiegabile. Proviamo ad eliminare subito Gohan anche in tempi brevi. No! M'ha preso ragazzi! No ragazzi, io mi sto gasando davvero parecchio, non potete nemmeno immaginare. Beccato Gohan, molto bene. Quindi lui, messo già un bel po' in difficoltà, ci riproviamo. La situazione si stava facendo pericolosa. Ecco qua, beccato alle spalle, un po' da vigliacchi. Però ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi, perché qui abbiamo davanti a noi tre colossi. E infatti Bills, il dio della distruzione, è stato sconfitto. Whis mi sa che lo sta raggiungendo, quindi facciamo in fretta a sconfiggere Gohan. Ecco qua, facciamogli un'altra Kamehameha. Molto bene. Spostiamoci subito. Mannaggia, mi ha preso Goku, ragazzi. Mi ha fatto una super Kamehameha. Quindi, vediamo un po'. Lampo finale, devo farlo. Colpisci? Cosa ho preso? Ho beccato qualcuno? Però non so chi. Riprovaci, bro. Il dio della distruzione Bills è ancora a terra. Gohan ragazzi, purtroppo è davvero tosto. Cioè come vedete non si fa distruggere così facilmente. Ma guardate Bardock, c'è davvero una figata assurda. Ho sentito che Kaioshin ha risvegliato la tua forza e infatti ha fatto i complimenti a Gohan. Quindi cerchiamo di beccare Gohan. Eliminato, molto bene. Quindi ora ragazzi dobbiamo recuperare un po' di vita. E poi voglio prima distruggere Goku Super Saiyan, Vediamo un po' dov'è. Che fine ha fatto? Oh,
Non dirmi che è morto, infatti non è morto. Attenzione, mamma mia ragazzi, mi stanno distruggendo. Devo stare attento, per fortuna ho molta vita, quindi questo mi mette in una posizione di grande vantaggio. Solo che sto prendendo davvero un sacco di botte qui. Allora, eccolo la Goku, Super Vegeta, molto bene. E poi, ragazzi, colpiamolo. Ecco qui, grande attacco alle spalle. L'abbiamo messo un bel po' in difficoltà, molto bene. Quindi, facciamogli anche un attacco Big Bang, che tra l'altro si è parato, mi sa. Quindi, non ha avuto l'effetto che desideravo. Ora che fine ha fatto Goku, scusa? Cos'è? Non dirmi che è morto, no, infatti spostati. Mamma mia. E ora ricontinua con un lampo finale. Colpisci. Ragazzi, come avevo previsto, queste missioni davvero sono molto molto difficili. Se notate, infatti ci stiamo mettendo davvero un bordello di tempo per completarle. Porca miseriaccia, spostati bro. Allora, attacca. Ecco qui. Purtroppo non posso fare il teletrasporto. Alle spalle Bardock che mi sta rompendo le scatole. Voglio però avere io l'onore di sconfiggerlo. E guardate che attacco mi ha fatto. Cos'è? No ragazzi, non è il suo solito attacco. Cioè può essere che mi sto sbagliando, ma non credo, eh. Quindi colpisci adesso, spostati. E ora lampo finale. Bardock, mi dispiace ma sei finito. Quindi abbiamo eliminato il vero Super Saiyan della leggenda. Infatti ragazzi, quando si parla del Super Saiyan della leggenda si fa riferimento a Bardock. O almeno questo è quello che io ho capito. Spero che voi appunto possiate confermarmelo nei commenti. Come magari tutti saprete, anche Broly viene considerato una leggenda. Però la vera leggenda credo sia Bardock. Ed ecco qui, nuovo nemico. E infatti arriva Broly. Cioè, ma cosa sta succedendo? Ragazzi, questi fanno sul serio. Cioè, vi rendete conto come siamo messi? Whis, riprenditi perché qua mi serve aiuto. Ecco qua, ho fatto riprendere Whis. E ora facciamo riprendere anche il dio della distruzione. No, spostati. Questo mi picchia violentemente. Allora, carica massima. Vediamo se riesco subito a trasformarmi in Super Saiyan e a distruggere Broly con le mie forze. Vediamo un po', guardate quanta energia ha. Ragazzi, c'è qualcosa di assurdo. Tra l'altro queste appunto sono davvero le ultime missioni, quindi devono per forza essere più difficili. L'ho mancato. E ho 3 minuti per sconfiggere un Super Saiyan di questo calibro. Colpisci ora? Ah vabbè, potremmo farcela ragazzi. Quindi vediamo un po', attenzione, ridevo fare di nuovo, cioè l'italiano a volte parte. Comunque devo purtroppo fare sempre le stesse mosse, in particolar modo il lampo finale perché è la mossa più potente di tutte. Quindi sono anche un po' costretto, E che fa? Se non opporrei resistenza mi limiterò a distruggere questo pianeta? Ma cosa ragazzi? Dove devo andare? Ok, proprio qui, al ghiacciaio. Quindi andiamo. Eccoci arrivati, attenzione, che fine ha fatto? La mia forza sta svanendo. Oh mamma mia, attenzione. Devo assolutamente spostarmi perché questo se mi becca o anche poca energia mi mette al tappeto, ragazzi. Quindi, trasformazione. Cioè che è un episodio lunghissimo ed è davvero anche faticoso per me reggere uno scontro di questo calibro. Però ragazzi, per voi devo farcela. Questo attacco è un nulla. Non è nulla, che stavo dicendo? Non sono riuscito a leggere. Però non è vero che è nulla, perché gli abbiamo fatto anche molto male, attenzione. Ecco qui, colpisci? No, si è spostato di nuovo sto bastardo. Ragazzi, Broly è davvero il Super Saiyan che mette quasi più paura tra tutti. Infatti cioè, è senza un minimo di morale e quindi anche quello più incazzato e forte. Ora però mi ha scaraventato via e ho 2 minuti, ragazzi. Attenzione, sto per morire. Mamma mia, via da qua. Allora, carica massima, così ritorniamo con un po' di ki e possiamo attaccarlo, Ecco fatto, quindi Super Vegeta. E ora devo devastarlo, ragazzi miei. Quindi andiamo in acqua, gli facciamo prima una Kamehameha. Purtroppo credo che abbia avuto poco effetto. Poi un attacco Big Bang, molto bene. Poi gli facciamo anche un altro attacco, ovvero pulizia totale. Non so se l'ho colpito, però mi sa di no. Riprovaci. Non ne ho idea. Ancora l'ultima volta. Ecco qua, beccato. Ora spostati e gli facciamo il lampo finale che dovrebbe mettere fine alla sua vita. E invece no. Cioè ragazzi, Broly presenta sempre più sorprese. Questo video sta durando un bordello di tempo, però almeno sono felice così. Vuol dire che questo scontro è stato davvero difficile, ma siamo riusciti ad affrontarlo insieme. Io non morirò, prima o poi ti ucciderò. Quindi questo ci fa capire che forse prima o poi tornerà.
Ma chi lo sa. Purtroppo ragazzuoli, come avete visto, non abbiamo sbloccato in pratica nessuna di quelle mosse davvero cazzutissime. Però tranquilli, prima o poi le sbloccherò. Fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui utilizzerò io stesso Bardock Super Saiyan. Quindi ricordate di lasciare 1000 mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!